Il Consiglio di Stato ha emesso nel 2000, per una situazione similare, per una di antenna di telefonia, un'ordinanza con la quale ha disposto l'obbligatorietà per il procedimento amministrativo di avere prioritariamente la valutazione di impatto ambientale, il VIA. Cioè il Consiglio di Stato ha detto, in parole povere, se non c'è l'autorizzazione regionale sulla valutazione di impatto ambientale, che si occupa sia di ambiente sia di impatto sulla salute umana, è inutile che andate avanti. Questa ordinanza è stata trasfusa in un nuovo atto di diffida stragiudiziale, dove ho diffidato 10 giorni fa nuovamente il comune in persona del sindaco e nuovamente il geometra responsabile del procedimento. Ho detto in parole povere, per essere molto semplice, far comprendere a tutti: archiviate il procedimento, non mandate le carte in sovrintendenza, se no sono costretto a denunciarvi in sede penale. Dopo quest'atto di diffida ho saputo che si sono un attimo fermati, sono indecisi se trasmettere gli atti in sovrintendenza o meno. Quindi, ecco, questa è la realtà delle cose. Da una parte ci sono i proprietari del fondo sulla collina con la WIND che vogliono fare soldi, da una parte ci siamo noi che non ci vogliamo ammalare, e dall'altra c'è il comune che ad oggi non ci ha rilasciato ancora i documenti, non ha fatto il piano delle antenne, però oggi ha mandato dei suoi rappresentanti qua ad ascoltare, si andasse fuori le righe eventualmente per querelarli, come è costume di questo comune. Un anno e mezzo fa sono stato querelato io e Roberto Saviano per procurato allarme sociale. Ma questa querela è stata un boomerang per il sindaco, che è stato costretto a chiedermi poi scusa per iscritto, con le sue forme. Ecco, la situazione era preoccupante, quindi ho pensato di relazionare su questa cosa, perché è possibile anche che noi domani ci troveremo con un'approvazione e che siamo costretti poi ad andare in tribunale per contestare, oppure di avere un'antenna alla piazzata è buona. Quindi dobbiamo essere tutti uniti, compatti, ci dobbiamo responsabilizzare. Ognuno di voi, dopo assessore le do la parola, ognuno di voi deve dare la notizia al proprio vicino di casa e un po' indignarci, ci dobbiamo arrabbiare, cari cittadini, ci dobbiamo arrabbiare, dobbiamo urlare. Mi ricordo 3 anni fa, chiamavo l'avvocatore di Stato a Venezia, che mi procurò tramite l'avvocatura di Stato di Napoli la sentenza che il Tribunale di Venezia aveva accertato che migliaia di camion di rifiuti tossici da Venezia erano arrivati a Bacoli e a Giugliano. Poi ci fu una sentenza di Corte d'Appello che confermò questa prima del Tribunale. Io chiamai per avere anche la sentenza della Corte d'Appello. Gentilissimi, disse questo avvocato, disse a me, collega, ma perché non fate una rivoluzione tra Napoli e Caserta? E mi disse pure, non faccio il nome, mi disse, qui rimane tra noi, ma perché non vi arrabbiate, ma perché non contestate, ma ve ne state accorgendo che vi stanno avvelenando sul terreno e nell'aria. E quindi, rimanendo ancora, io propongo di costituire un comitato di una decina di persone e tenerci un po' collegati tra noi per tutte le evenienze. Per la presenza c'è anche l'avvocato Rosa Capuano, che ha collaborato alla redazione degli atti, c'è l'avvocato Scotto di Luzio Teresa, che abita via da Baia,
l'avvocato Rossella Lubrano, l'avvocato Scotto Di Luzio, penalista, ed altri, tanti amici, tante persone. E quindi costituire un comitato per essere presenti e sentire un po' cosa succede tutto attorno. Per ora do la parola, anzi vi volevo dire ancora che io, come amo il contraddittorio della professione che faccio, c'ho sempre un avversario davanti, ho invitato correttamente il sindaco di Bacoli con un atto scritto, protocollato 3 giorni fa, e poi sono andato sopra in ufficio, non c'era, ho lasciato, c'era il vice sindaco questo invito, mi sono reso disponibile se lui l'avesse voluto, sarei andato anche prima di questa assemblea al comune, non sono stato chiamato, c'è l'assessore che vuole intervenire, prego assessore Scotto. Buongiorno. Allora, io innanzitutto volevo chiarire che sono venuto qui ad ascoltare come singolo cittadino, in quanto non ho avuto nessun invito ad intervenire a questo incontro. E in ogni modo mi fa piacere, quando si parla di argomenti importanti sul territorio, venire ad ascoltare eventuali osservazioni e contributi che vengono dalla società civile, da esperti. E mi aspettavo anche stamattina qualche esperto tecnico oltre che giuridico, però ho chiesto di intervenire in quanto le cose che ho ascoltato fino adesso, molte cose non sono assolutamente vere. Innanzitutto ho visto una parte del filmato in cui si diceva, vorrei chiarire, non mi risulta che la proprietà in cui dovrebbe essere installata, è stata fatta richiesta di installazione di questa antenna, sia di proprietà alcuna dei componenti dell'amministrazione, forse della passata amministrazione, ma questo volevo togliere questo dubbio. Quindi da questa amministrazione c'è nessun interesse di tipo lucrativo su questa vicenda. È vero ciò che diceva l'avvocato Pellega, che lui mi segnalò la richiesta di installazione di questa antenna. Chiamai subito il geometra, mi fammi portare gli atti. Giovena Guardascione, responsabile, Giovanni Guardascione, responsabile del procedimento, mi resi conto che effettivamente si trattava di un impianto di grosse dimensioni. L'avvocato mi chiese di avere immediatamente una copia degli atti, gli risposi che era forse necessario fare una richiesta per iscritto, in quanto ci sono degli interessi che da parte delle società c'è. Cioè, un procedimento da seguire, una procedura da seguire quando si chiedono gli atti, per cui iniziai in ogni modo a far predisporre una copia degli atti. Non è vero che ho ricevuto alcuni ordini dagli ATT a non consegnare questi documenti. Voi sapete che se avete un procedimento privato e fate richiesta al comune, non è che chiunque possa venire al comune e fare richiesta una copia dei vostri atti, deve avere un interesse legittimo innanzitutto, deve essere verificato dal responsabile del procedimento. E quindi poi nelle parti, anche che non vi siano dei dati vostri sensibili personali, possono essere dati in copia a chi ne fa richiesta. Quindi per garantire questo procedimento, approfondendo quello che è la norma sulla consegna degli atti, avrei fatto un gravissimo errore di tipo amministrativo e personale nel consegnare immediatamente gli atti all'avvocato Pellega, che tra l'altro mi risulta che il giovane Guardascione abbia trasmesso a lei gli atti. Geometra mi aveva assicurato che aveva trasmesso gli atti. Domani verificherò quando il geometra mi ha detto veramente. In ogni modo, volevo poi fare delle precisazioni sul procedimento che stiamo seguendo. Il sindaco, in seguito alla riunione che avevamo fatto con alcune famiglie, mi diede quelle copie delle ordinanze che l'avvocato aveva proposto che il sindaco adottasse. Dopo un approfondimento e dopo anche una verifica dell'attuale giurisprudenza, ci rendiamo conto che spesso le società telefoniche, grazie anche a una legge che in molte parti li avvantaggia,
avrebbe, questa ordinanza sarebbe potuta stare impugnata da parte della società che ne ha fatto richiesta, e quindi ci saremmo praticamente incanalati in un procedimento con la società che ci avrebbe chiaramente chiamato in causa, impugnando l'ordinanza che spesso i comuni perdono. E noi sappiamo bene il comune di Bagoli come e con quale facilità perde le cause. Quindi abbiamo studiato la, diciamo, la normativa, e noi siamo certi che dal punto di vista non soltanto ambientale ma dal punto di vista urbanistico quella tipologia di impianti non possa essere autorizzata. Quindi è andata in commissione, ha avuto un parere negativo, ha già dal punto di vista, diciamo, l'ARPAC ha dato un suo nulla osta. Manderemo il progetto anche alle autorità sanitarie, manderemo il progetto anche alle autorità del Parco dei Campi Flegrei, dopodiché è già si è avviato il procedimento per l'approvazione del regolamento comunale. Per il giorno 9 è già stato fissato l'ordine del giorno della commissione competente per velocizzare il procedimento di approvazione di questo regolamento comunale che Bagoli non ha mai fatto. Questa è la verità. Noi ci siamo attivati affinché si possa seguire un procedimento, vi ripeto, che vada nella direzione di tutelare i cittadini e del territorio, ma dobbiamo stare attenti a non fare in modo che il comune di Bagoli vada a fare un procedimento che poi venga impugnato anche dalle società telefoniche. Questo, diciamo sinteticamente, quanto stiamo facendo sul procedimento. Ho verificato anche che sembrerebbe che queste società abbiano fatto degli studi molto attenti nell'andare a localizzare questi impianti sfruttando quelle che sono le lacune della norma nazionale. Ecco per cui è necessario adottare dei provvedimenti regolamentari, fare in modo che il sindaco o la commissione possa negare queste autorizzazioni avendo però uno strumento che glielo consenta, e quindi non andare a fare delle cause con le società che poi il comune perderebbe, quindi l'antenna verrebbe comunque messa e in più i cittadini dovrebbero pagare le spese legali. Questo è quanto. Circa poi il procedimento della valutazione di impatto ambientale, il comune di Bagoli fino ad oggi non aveva mai avviato a questo tipo di valutazione. È già stato fatto 2 mesi fa per la prima volta per un impianto di ridotte dimensioni rispetto a questo che riguarda Cuma, è stato inviato alla regione per la valutazione di impatto ambientale, e anche per questo è previsto, dopo anche il parere della sovrintendenza e quant'altro, in ogni caso inviare quel progetto per la valutazione di impatto ambientale. Se ci sono qualche